Lunedì 6 ottobre alle 11 la commissione d'inchiesta sull'alta velocità ferroviaria si riunisce per la presentazione e l'eventuale approvazione della relazione finale. Alle 17.30 presentazione del libro 44 mesi di vita militare di Elio Materassi. Martedì 7 ottobre alle 15, seduta del Consiglio regionale, all'ordine del giorno il documento preliminare al bilancio 2015 e pluriennale alla legge finanziaria, tra gli atti anche l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 dell'azienda di ISU. Mercoledì 8 ottobre alle ore 10, in Commissione Mobilità e Infrastrutture arriverà la proposta di legge per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa, oltre all'indagine conoscitiva sul commissariamento regionale per il completamento della variante della strada regionale 429. Alle 17, presentazione del libro Quel mare che bagnava Firenze, di Paolo Notar Bartolo e Gaetano Nino Cafiero. Interviene il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuliano Fedeli. Giovedì 9 ottobre, alle ore 9.30, in Commissione per le politiche dell'Unione Europea, ci sarà l'audizione di Alessandro Compagnino, coordinatore dell'area programmazione della Giunta regionale sui fondi europei 2014-2020. Alle 10, Commissione Sviluppo Economico, consultazioni sulle norme relative alle cave. Venerdì 10 ottobre alle 11.30, conferenza stampa dell'Autorità per la partecipazione. Alle 14.30, il convegno Il partenariato pubblico-privato, dalla finanza di progetto nelle opere pubbliche al contratto di sponsorizzazione dei beni culturali. Interviene Marco Cararesi, consigliere dell'Ufficio di Presidenza.